Gianna Cavallo, responsabile ed ideatrice dello sportello Universo Donna, uno sportello che lavora a braccetto con la Casa dell'Arte delle Donne e non a caso nelle mani di Gianna Cavallo c'è una bambola che è un prodotto, una realizzazione, un manufatto di questa Casa dell'Arte delle Donne. Parliamone. Allora, proprio in occasione della ricorrenza internazionale 25 di novembre contro la violenza sulle donne, è nata quest'idea dello sportello Universo Donna, un'idea che parte da una volontaria dello sportello, che è l'amica Maddalena Chiarofonte. E così, giocando, dice, cominciamo, diamo vita a questi laboratori all'interno della Casa dell'Arte delle Donne. Cominciamo con cosa? Cioè, io so fare le bambole. E perché la bambola? La bambola ha un grande significato, ha avuto un grande significato nel corso della storia, ma soprattutto nel corso poi della crescita personale della donna. La bambola è la compagna dei giochi e la bambola è simbolo di bellezza, la bambola accompagna la donna nella sua adolescenza, però poi può essere anche interpretata da una cultura maschilista, magari un po' malata, che è la bambola oggetto. Quindi abbiamo pensato insieme all'amica Maddalena di far partire questo corso e questo laboratorio. Sono nate le gioie, quindi noi andremo anche a depositare il marchio Le Gioie, che andrà a contraddistinguere poi tutta una serie di iniziative e di prodotti che saranno poi realizzati con il laboratorio. E allora parliamo di questa, della realizzazione di queste bambole, dell'attività in buona sostanza del laboratorio. Sì, diciamo che è stata la prima volta che io mi sono approcciata a condividere con altre persone questi oggetti, perché in genere mi sono sempre cimentata però diciamo da sola. Invece questa volta ho avuto modo di avere delle amiche con cui ho condiviso questa esperienza, è stato molto bello lavorare insieme perché è diverso che lavorare da sole e devo dire che loro all'inizio erano comunque un po' spaventate perché comunque erano persone che mi hanno subito detto che non avevano dimestichezza con il cucito. Però diciamo che poi è stato bellissimo stare insieme, tant'è che alla fine quando il laboratorio diciamo, volgeva al termine ho visto che loro avevano ancora voglia di continuare, tant'è che ne volevano fare anche altre. Però vabbè, il tempo è stato quello e comunque ciò non toglie che possiamo ripetere l'esperienza che è stata, ripeto, molto, molto bella.